Perché se tu, nonostante che c'è stata proposta una soluzione abitativa, e vi ho fatto prima l'esempio di Via Spaventa a Firenze di questi giorni, proprio di oggi, e lì è andato tutto bene, e tu non lo accetti, è giusto che le forze dell'ordine intervengano con la forza. La terza questione... La circolare Minniti... Aspetta. Ma la circolare Minniti dice questo. Circolare Minniti è una boiata pazzesca su questo, possiamo dirlo. La circolare Minniti nasce dopo gli sgomberi di Roma... dove tutti, forse te compreso, abbiamo gridato, avete gridato allo scandalo che quelle persone erano state cacciate da quell'edificio senza un'alternativa abitativa. L'unico scandalo è che venivano tirate le cose ai poliziotti. Però, Giordano, l'unico scandalo è quello. Terza... Ma scusa Ricci, però posso dire una cosa? Che dire che lo Stato deve offrire un'alternativa a chi occupa abusivamente lo Stato significa autorità, significa dare una patente di legittimità a chi occupa illegalmente. Perché se io sono senza casa, vado ad occupare illegalmente, anche lo Stato tu non mi hai mai offre una casa. Probabilmente. Se io mi rispetto le regole, lo Stato non mi considera, mi lascia dormire sotto un ponte. Ma credo che al governo faresti un po' più una fatica. Anche al governo di io una sto città. Sto parlando di cosa governativa. Sei bravissimo a dire le cose che non vanno. Poi se tu ti trovi nella poltrona del sindaco, sai che l'importante è ottenere il risultato. Ma il risultato e il risultato tu lo devi ottenere ripristinando. Fammi parlare però, dai, fammi parlare, no? E il risultato parlare, tu lo ottieni. Una per volta. Le posizioni e sono il risultato diverse, chiaro, tu lo ottieni. Se ripristini la legalità, ma il risultato pieno tu lo ottieni se eviti il conflitto. Ma se poi il conflitto non è evitabile, c'è il conflitto. Ma così ragiona un sindaco, non ragiona al contrario. Prima il conflitto, poi il resto. Un sindaco ragiona così. Ma non puoi autorizzare l'illegalità. La terza questione, poi faccio l'esempio mio. La terza questione... Tu metti l'illegale prima del legale. Non si riesce a parlare con te. Tu metti chi rispetta la legge dopo a chi non la rispetta. Ma sono d'accordo con te, stiamo dicendo la stessa cosa. Ti sto dicendo però che quando tu devi agire, devi mettere in fila le cose. La terza questione è la politica urbanistica, che non è una cosa indifferente. Vi faccio un esempio, diciamo che non c'entra con le occupazioni abusive, ma sempre illegalità. Sì. Io ho una zona degradata dietro la stazione dove periodicamente arrivano i Rom e montano delle strutture abusive. Case abusive, baracche abusive, roulotte. Io periodicamente le faccio abbattere e le faccio portare via, ma al tempo stesso ho dato una destinazione diversa a quell'area. E ho preso 9 milioni quasi dal bando periferie e trasformerò quell'area da area degradata in area dove porterò la vita. Allora, questi problemi qui non si risolvono mai solo con una politica. Si risolvono con le politiche sociali, si risolvono con la repressione e si risolvono con le politiche urbanistiche. Oddio, se fai il sindaco ragioni così, se fai la propaganda metti quei cartelli lì. No, buoni, però una cosa...